E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovissimo video. Sì, oggi due video sul canale, ma per voi non penso sia un grande problema. Oggi andremo a parlare di sicurezza e privacy. Questa è una nuova rubrica, è un nuovo episodio di questa, insomma, una nuova rubrica che inizierà oggi, dove vi spiego appunto cos'è la sicurezza e la privacy e altre cose. E altre cose, ne ho un po' dove potrei appoggiare il tablet sulla sedia. Allora, sì, ho una sedia che mi faccio fare da scrivania dove appoggiare il tablet mentre si prende. Allora, eccomi qua. No, così non va bene. Così sì. Allora, stavo dicendo, ragazzi, cos'è la sicurezza e la privacy? Intanto parliamo, allora, sicurezza lasciamo perdere, vogliamo un po', parliamo solamente di privacy. Per ora la sicurezza, pausa, la accenneremo in un altro, cioè ne parleremo in un altro video. Parliamo di privacy. Allora, intanto, cos'è la privacy per la legge? La privacy per la legge non è altro che il contenuto, cioè possesso delle informazioni di un utente. Quindi un utente ha determinate informazioni, nome e cognome, documenti, file personali e tutto il resto. Quindi la privacy è il non divulgare, ossia tenere privato, privacy, privacy scritto in inglese. Quindi il tenere privato le informazioni fornite da un utente a un'azienda o a qualsiasi altra persona, che ne so, se io alla mia zia gli dico ti do il numero della mia carta di credito, per privacy lei non lo deve condividere con altri, perché appunto è privacy, quindi sono informazioni private che vengono condivise con un'azienda o con un'altra persona, che non devono appunto essere condivise con altri, condivise con terzi. Ok, ora la privacy su internet. La privacy su internet, allora, secondo molti è blanda, cioè nel senso, una volta che ti sei connesso su internet tutti possono sapere tutto. Allora, questo non è assolutamente vero. Allora, in tanti, io sento tanti che mi dicono: Gabriel, ma col telefono tutti ci ascoltano, col telefono tutti spiano. No, nessuno ti spia, almeno tu non abbia un virus, nessuno ti spia, perché non possono farlo. Se lo facessero, le potresti denunciare. Ora, quello che tanti dicono è: ma se io cerco una cosa su internet, come si dice, poi mi ritrovo la ricerca, la pubblicità di quella cosa che ho cercato su internet il giorno dopo, vuol dire che mi spiano? Quello è normale, perché ti hai fatto una ricerca. Quindi la privacy su internet è molto particolare, nel senso che se te inserisci i suoi dati, inserisci il tuo nome e cognome su siti grandi come Google, Facebook, Instagram, quello e quell'altro, questi dati, per guadagnare, per far guadagnare le aziende, possono essere venduti a aziende terze. Questo è scritto nella privacy policy, quindi la politica di privacy del sito internet. Ora, questo non vale per gli assistenti vocali, soprattutto Google, ascolta sempre. Questo è un male, infatti questo sulla privacy policy di Google c'è scritto, quelle che noi non leggiamo mai, che l'assistente vocale ascolta se te non disattivi l'ascolto continuo, e potrebbe, ripeto, potrebbe anche utilizzare quello che ascolta per darti pubblicità più affidabili. Ma per questo c'è la funzione disabilita annunci personalizzati, in modo che Google non possa più vendere i vostri dati alle aziende terze, e fa in modo che i propri dati, insomma, i propri dati rimangano personali, insomma, rimangano a quell'azienda. Ora, per ora io mi fermo qui,
perché ci sarebbe da dire tantissimo sulle aziende, su tantissime cose, ci sarebbe da dire tantissimo. Io ora qui vi ho fatto una breve introduzione alla privacy su internet. Nei prossimi video, che saranno fra qualche giorno, farò la prossima puntata, vi spiegherò come difendersi, cos'è un cookie, cosa possono raccogliere i siti internet. Insomma, c'è tantissime cose di cui parlare e di cui che vi devo, voglio spiegare in modo ovviamente semplice, non andrò in cose tecniche. Già detto cookie sono dei file, insomma, sono delle, sì, dei file che il sito, insomma, salva sul computer per raccogliere alcuni dati. Comunque, non vi preoccupate che vi spiegherò tutto nei prossimi video. Quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto. Noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Pausa. Il volume di tono No. suoneria in ferma.